cui sono occupato a lungo di Corviale. Ci ho anche lavorato come dirigente dell'ufficio tecnico per parecchi anni. Quindi non mi dilungo su questo tema, solo una piccolissima considerazione prima di dare la parola. Mi chiedevo, questo 30% di immigrati che arrivano nella città, che lavoro fanno? Nel senso che Diacono ha detto, è bello vedere arrivare queste persone a lavorare da noi. Ecco, il punto fondamentale, credo, e dirimente sia l'occupazione e il lavoro, e quello che fa paura è la disoccupazione sia, diciamo, dei residenti sia di quelli che arrivano. Mi fa piacere che in questo momento qui a Corviale si sta parlando, si parlerà con una bella partecipazione di persone addette ai lavori e anche non, di temi che poi portano comunque a uno sviluppo locale, a posti di occupazione. Ho letto che nel programma c'è un riferimento a possibili finanziamenti europei, c'è riferimento alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Una cosa che mi era sempre piaciuta, a proposito anche dell'altro tema, cioè quello dell'integrazione, di non fare periferie monofunzionali, ma un mix di funzioni come, diciamo, prospettiva di migliore qualità della vita. Quando si parlò all'inizio del recupero del quarto piano, di cui adesso per fortuna i lavori stanno sviluppandosi e portandosi avanti miracolosamente, alla fine per merito della regione che ha finanziato e dei progettisti e dell'ATER, si parlò di utilizzare le cinque grandi aule che Fiorentino progettò per essere delle grandi aule condominiali e che hanno un accesso indipendente sia come scale come ascensori, e anche delle piccole stanzette di servizio che furono e sono ancora occupate abusivamente, ma si stanno ripulendo e ristrutturando, di utilizzare queste cinque aule come luoghi per fare dei master universitari specializzati sul recupero delle periferie, ovviamente non grandi quantità di persone, ma master possibilmente internazionali. L'università, varie facoltà si erano rese disponibili a utilizzare questo tema, a svilupparlo, e questo potrebbe portare a Corviale un'integrazione di persone che vengono qui a studiare. Per me l'ideale sarebbe stato che potessero anche dormire dentro gli appartamenti, tipo casa studente, eccetera. Poi mi dicono che il regolamento delle case popolari impedisce di subaffittare o di utilizzare i propri appartamenti anche per persone strane, e quindi questa forma comunque di lavoro, di economia che si poteva sviluppare, di formazione, di studio, di inglese, di cose, non si può fare perché il regolamento non lo concepisce. Però mi piacerebbe che, senza, diciamo, costruire un metro cubo in più, si potesse generare un'accoglienza che genera pure un reddito per persone che non è che proprio vivano nell'oro, e che potrebbero integrare proprio queste funzioni non solo residenziali ma anche di, diciamo, di formazione e di accoglienza. Detto ciò, finisco la riflessione con una piccolissima considerazione che volevo fare, perché stamattina mi ha divertito pensarlo. L'altro giorno sono andato a vedere questo film su Staglioli, che parla, come sapete, bellissimo, con degli attori fantastici, dell'ultimo periodo della loro vita, quando sono in decadenza, eccetera. E a un certo punto Staglio, che era la mente, lo sceneggiatore, diciamo, quello che creava tutte le battute, propone ad Olio, visto che dovevano fare un film su Robin Hood, gli dice, ma secondo me la battuta rubare i ricchi per dare ai poveri non fa ridere. E Olio dice, come possiamo fare? E lui dice, e se dicessimo rubare i poveri per dare ai poveri, così non si toglie ogni intermediazione? E pensando ai fatti di Casal Bruciato, ho pensato che rubare ai poveri per dare ai poveri non risolve minimamente il problema della povertà, e mentre a Stadio lo faceva ridere, a noi no. Ecco, solo questo.